Eccoci qua, buonasera. Siamo sempre in attesa dell'ora X che riguarda appunto le amministrative, la conquista o la riconquista di Palazzo Daronco, insomma le comunali qui a Udine. Con noi Osam Aziz per il Partito Democratico e Pier Giorgio Bertoli per Udine, Perugine. candidato Onsell ovviamente da una parte, candidato Ioan a sindaco dall'altra. Bah, Bertoli, diciamo che è 30 anni, incarna 30 anni quasi di vita amministrativa comunale qui a Udine. Se andiamo a guardare bene, con quel cognome ci sono radici anche più profonde della storia recente della nostra regione. Com'è Udine oggi? Udine è profondamente diversa dal passato, è una città che io dico ha subito un'evoluzione che assomiglia molto a un'involuzione. Una città che ha perso la sua vocazione, una città che non riesce più a esprimere le proprie potenzialità. È una città nella quale le amministrazioni che sono succedute in questi anni non hanno saputo contribuire a valorizzare. Molto bene. Osam Aziz è un udinese più recente, diciamo Sì, così, diciamo. è un imprenditore di origine egiziana. Ecco, la sua Udine com'è invece? Ma io vedo un'Udine aperta, un'Udine che riesce a reagire anche nonostante il momento di difficoltà economica che stiamo vivendo. Vedo un'Udine ben amministrata sia dal sindaco uscente Onsell sia anche dalla precedente amministrazione di Cicotti, nonostante tutte le difficoltà economiche che abbiamo. Diciamo che la crisi economica che stiamo vivendo ha evidenziato un altro, diciamo così, ha aperto un'altra strada, quella di reinterpretare l'esistente, poter usare al meglio la capacità che ha Udine, riuscire a sfruttare al meglio tutti i suoi edifici storici, parlo di biblioteca, parlo di musei, parlo del centro storico, come possiamo venderlo al meglio per far sì che Udine diventa una città veramente turistica. Penso a una piccola Firenze, penso, Addirittura sì. una piccola Firenze. Si sa che c'erano esempi carinziani o viennesi che Ma venivano lei sa che a me piace un volare po', alto, un po'. diciamo Non dimentichi così. Venezia, non dimentichi Ma non Venezia. Ma abbiamo manca, manca l'acqua. qualcosa, manca Non qualcosa per Venezia. dimentichi No, a Venezia. proposito della storia delle radici, non è sfuggito a Leonarduzzi che mi ha tirato un calcione, il simbolo della prigionia, della vicenda dei nostri Marò in India. Sì, continuo a portare questo simbolo perché ritengo che sia un impegno morale per chi come me crede che la liberazione dei Marò sia un dovere del nostro governo. Un governo che ultimamente su questo settore non ha dimostrato capacità di intervento concreto operativo. Un governo che evidentemente ha optato per scelte diverse. Noi continuiamo a dire che la questione dei Marò non è un problema né di destra né di sinistra, è l'obiettivo di liberare due servitori dello Stato che si trovavano, ricordiamolo, nell'Oceano Indiano per tutelare una nave con finalità commerciali. Se il governo indiano ha bisogno dell'intervento dell'Italia, come di altri paesi, per tutelare le proprie acque e le acque internazionali, io credo che il governo indiano debba anche garantire che coloro che hanno sbagliato, se i due fucilieri hanno sbagliato, debbano essere processati dallo Stato italiano, Lei è che è lo l'avvocato Stato di difensore, competenza. ovviamente, no? Beh, Lei insomma, parla da. non, è un Beh, italiano, credo che sostanzialmente. sia un principio di Lei diritto internazionale. cosa pensa, Zizi, di questa vicenda? Ma onestamente concordo sulla prima parte dell'intervento, nel senso dell'avvocato Bertoli, è stata gestita malissimo. Abbiamo dato un esempio di mala gestione della politica internazionale e abbiamo rischiato di far perdere al nostro paese la credibilità a livello internazionale, perché dopo aver preso un impegno di riportarle in India, farle processare, poi abbiamo fatto la voce grossa dicendo che le processiamo, le teniamo qua in Italia, rimandarle indietro con la dimissione per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana del ministro degli Esteri davanti al Parlamento senza comunicarlo al primo ministro, senza comunicarlo al presidente della Repubblica, credo che sia stato Certo, un una esempio di mala gestione, gestione. si Ma giova direbbe, ma ricordare siamo politicamente scorretti, un po' levantina del fatto. Ma
No, per l'amor di Dio, per carità, non userei questa frase, ma diciamo abbiamo dimostrato sbandamento, non benissimo. Sapevamo dove volevamo andare. Se era trasversale, perché non avete sottoscritto la mozione? Non solo, il Consiglio Comunale, il Sindaco, Onsel, ha irriso questa nostra... Irriso, questa nostra presa di posizione molto chiara, molto netta. E io non ho letto la mozione che ha presentato il centrodestra. Sui futuri colleghi, spera, è un augurio. Le auguro davvero al caro amico Pier Giorgio, me le auguro di entrare anch'io nel Consiglio Comunale, però io non l'ho letta la mozione e l'obiettivo principale, primario per tutta l'Italia, è quello di far ritornare i Marò, perché hanno svolto un ruolo. Io non so che cosa esattamente era scritto, però io rivendico un'altra cosa, che il nostro approccio per avere la credibilità nel scenario internazionale deve pesare prima la parola che diamo. Quando diamo una parola va rispettata. Poi dobbiamo rivendicare il giusto processo, dobbiamo rivendicare che siano ben difesi il nostro Marò, dobbiamo rivendicare che vengano processate secondo il diritto internazionale. Vabbè, secondo me non doveva scendere a te. Oltre, ma comunque, questo è un altro discorso. Abbiamo cominciato bene, però parliamo di Udine a questo punto. Allora, aree dismesse, così sgombriamo il campo. Pier Giorgio Bertoli è stata una spina nel fianco dell'amministrazione uscente, proprio sul piano regolatore e proprio sulla gestione del territorio. Prego. Sì, le aree dismesse, che sono fondamentalmente due per quanto riguarda i siti di natura pubblica, poi esistono tutta una serie di siti di valenza privatistica, ma per quanto riguarda i siti di natura pubblica sono le due caserme che sappiamo, la caserma ex caserma Osoppo, ex caserma Piave, sì. Due siti che la giunta ONSE l'ha ricevuto in dotazione nel 2008 e che nel 2013 restituisce alla città esattamente nello stesso modo in cui le ha ricevute, cioè senza nessun intervento organico di utilizzo di quelle aree. In un'area ha previsto nel 2008, e sono tra coloro che l'ha votato in Consiglio Comunale, la realizzazione dell'hospice alla Piave, e oggi abbiamo sentito in campagna elettorale il sindaco Onsel ricordare che l'hospice lo vedremo forse nel 2015, cioè 7 anni dopo il 2008, anno in cui si è votata quella delibera. La caserma Osoppo, me lo lascia dire Ziz, l'abbiamo data ai centri sociali. Un covo? Non è proprio un covo, l'abbiamo però data a coloro che per anni questa città hanno rappresentato i centri sociali, quelli che occupavano le palazzine dell'area di via Volturno, che poi sono andati ad occupare le palazzine della stazione dei treni e che oggi... grazie all'amministrazione, a questa amministrazione che ha regalato questa area, occupano l'area di Piazza. Dice di no, Aziz. Allora, argomenti. Flash. L'hospice, c'è la Fondazione Morburgo che ha l'impegno della realizzazione dell'hospice in quell'area lì. Sappiamo benissimo, e l'avvocato Bertoli non può negarlo, che c'è il patto di stabilità che sta uccidendo tutti i comuni. È inutile che andiamo a prendersi degli impegni e di dire facciamo, investiamo, realizziamo progetti finché i soldi non ci sono. Noi avevamo dei progetti già cantierizzati, già con il progetto definitivo già fatti, pronti per la realizzazione, e ci troviamo a bloccarli. Cito un esempio. L'avvocato Bertoli dice 2008. Sì, 2008, ho un conto che sono arrivati dal demanio del 2009, 2010. Ma sì, però attenzione, dottore, un conto riceverle e metterle in sicurezza di questa area dismessa, perché non sapendo. No, non è vero, assolutamente no. Sono state anche della commissione edilizia, sono state della visita. Lei è stato da solo, però la commissione edilizia del comune sono andate, hanno fatto il sopralluogo e con i tecnici hanno verificato la messa in sicurezza di quest'area e alcune di quest'area addirittura hanno il tetto con l'amianto. Attenzione a non fare demagogia prima di entrare nei fatti. Ci sono adesso quest'area, sappiamo benissimo la contingenza economica che il paese sta vivendo, non ci sono i fondi per realizzare grandi progetti o opera faraonica, abbiamo altri progetti in cantiere, hanno finito di finire la casa Cavazzini, adesso faranno la pedonalizzazione di via Mercato Vecchio con un investimento di 1,5 milioni di euro, coperto di 1,5 milioni l'opera, il costo dell'opera, 2/3 di essa. Quanto costava casa Cavazzini? Ma 5-6 milioni. 22 milioni a Ziz. Sì, ma dipende quali sono i soldi messi dal... No, io parlo del conti che vengono...
Allora, si parlava della giunta Mussato. Mussato a dare l'incarico all'architetto Gaia Aulenti. Benissimo. Esatto. Poi successivamente sulla gita con Cecotti. Io sto parlando dei soldi che hanno messo il comune di Udine. Sappiamo benissimo che con il project finance di ciascuna opera ci sono vari attori che intervengano di inserimento dei soldi, di mezzo dei soldi, quindi regione. Allora, il covo, tra virgolette, passiamo al covo. Ma io sono affermazione, leggiamo di giornale, l'abuso e l'insediamento dentro un'area che non appartengono, l'occupazione dei centri sociali vanno sempre contrastati. Io non sono assolutamente d'accordo, perché quando uno occupa uno spazio anche, non è di sua proprietà. Anche via Monte sei Busi? Ma via Monte sei Busi, guarda, se vogliamo fare... polemica, no, questo. Erano 30 famiglie, erano 52 famiglie quando si è insediata la giunta Unsel, adesso sono rimaste dentro con progetti di inserimento attento al sociale, di trovare luoghi e spazi e abitazione per questa famiglia che si insediavano lì. Costo Aziz del progetto di reinserimento per le casse comunali, per i cittadini di allora lì. Cosa vogliamo fare? Dobbiamo lasciarle lì e non spendere i soldi, lasciare una zona abbandonata, no. O spendiamo dei soldi per integrarle Cittadini, ma informiamo, siamo disponibili a informare i cittadini, siamo qua a informare i cittadini, però al patto di stabilità. Arriviamo al patto di stabilità. Sei busi, dai, allora. Sì, dico io, sono rimaste ancora 8 famiglie, credo che sia un obiettivo di quelle che sono state raggiunte dalla giunta Onsel, quella di diminuire drasticamente il numero delle famiglie che sono insediate lì. Una volta riuscita a insediare anche l'ultima 8 famiglie che sono ancora lì, noi avremo finalmente in possesso il campo di Monte Sei Busi e le mettiamo in sicurezza e le restituiamo alla città. Bene. Esterpando anche uno del punto che erano, sì, diciamo così, per la città. Sì, ho sentito citare il patto di stabilità due volte in pochi minuti. Ora, qui nessuno si deve nascondere. Ma non le dice solo Aziz, le dicono tutti i sindaci, destra, sinistra e Lega. Le dice anche persino Tondo, scusami. Adesso ti dico come la penso io sul patto di stabilità. Il patto di stabilità non può essere uno strumento per nascondere le manchevolezze delle pubbliche amministrazioni. Ora, è perfettamente vero che esiste il patto di stabilità, che è un modo per evitare una spesa pubblica incontrollata. Fatto male perché non distingue il comune Vertose da quelle che sperperano soldi di denaro pubblico, ma è fatto male, è fatto male, sì. Sicuramente va migliorato, sì. Ma indubbiamente è uno strumento che in sé non può essere demonizzato. È un modo per impedire alle amministrazioni, anche comunali, sì, di spendere del denaro in modo inadeguato. Questo è il patto di stabilità. Perfetto. Ora, non ci si può nascondere dietro il patto di stabilità. Beh, non è solo questo. No, ho sentito oggi, poi ne parliamo, poi approfondiamo. Un milione di euro oggi di opera pubblica già cantarizzata e noi, spesa messa al bilancio del 2012 per tappare buche, mettere in sicurezza strada, marciapiedi, illuminaria per i cittadini, che sono delle esigenze primarie da parte dei cittadini, non vengono spese. Posso dire, non possiamo fare. L'ho letto stamattina, l'assessore Pizza stamattina ha detto il patto di stabilità ci impedisce di riempire le buche. Se Cecotti prima e Onsel dopo non avessero, ad esempio, abolito la squadra di manutenzione dei dipendenti comunali, un certo tipo, con i soldi, parliamo dei dipendenti comunali, 5 operai appositamente, una volta erano decine di dipendenti comunali che si occupavano delle buche, adesso per coprire una buca dobbiamo fare un appalto. Via Zara c'è la sede, Leonardo Duzzi è un'area storica quasi come me. Durante la giunta Cecotti non c'era il patto di stabilità così restringente come l'abbiamo adesso con il governo Monti. Attenzione, perché Aziz, lei è animato da buonissima volontà. Buonissima volontà, ringrazio. E diciamo le squadre di manutenzione, le buche. Le garantisco che c'è, che sono delle bravissime persone, lavorano giorno e notte, che sono 5 dipendenti al servizio dei cittadini. E le vedo le interventi che sono la strada, c'era la buca la mattina, la sera era già aperta al traffico. Scandagliando un po' anche gli umori, cioè superando questa questione del patto di stabilità, vediamo le cose interpersonali. Sì. Perché voi avete imposto questo piano regolatore con 630 osservazioni e in commissione non era possibile dialogare con la maggioranza? Con tutta la stima che ho io ti dico, imposto una parola ingenerosa nei confronti dell'amministrazione comunale. Credo che per la prima volta nella storia della pubblica amministrazione, parlo meno della nostra regione, si è avviato un processo di ascolto dei cittadini
Abbiamo ricevuto 680 segnalazioni da parte dei cittadini per modifica, per esigenza, per cambio di destinazione di uso, e l'avvocato Bertoli sa benissimo, sono state accolte in commissione, sono state accolte oltre 400. C'è una cosa, distinguiamo il bene comune e l'interesse di bottega, perché quando un cittadino bada solo ai propri interessi e dimenticando gli interessi collettivi della città, perché il piano regolatore è un vanto di questa amministrazione, dopo 40 anni finalmente abbiamo un piano regolatore che punta sul risparmio, l'efficienza energetica, punta a designare e stanziare dell'area verde, pensa a non espandere il riutilizzo per gli spazi che abbiamo, inutile che andiamo a costruire nuove case quando abbiamo case sfida a manetta. Io parlavo di interlocuzione. Ma le incontri sono stati avviati in tutte le 7 circoscrizioni con degli incontri partecipati da parte dei cittadini, l'audizione in commissione erano anche persino aperte al pubblico come sono sempre, la segnalazione sono arrivate agli uffici e gli uffici l'hanno vagliate, l'hanno esaminate e hanno accolto 480 io ho partecipato di così, l'avvocato Bertoli, io ho partecipato di così, non credo, la democrazia del basso, credo l'abbiamo fatta oggi. Però leggo, mi informo. Che dal punto di vista formale ci sia stato un tentativo di partecipazione è fuori di dubbio. Nelle circoscrizioni, io ho partecipato alla riunione, partecipavano 7-10 cittadini che si occupavano di strade, ne abbiamo i video, più del 50-80 persone, buche non certamente di piano regolatore, e in commissione io c'ero, sono tra coloro ai quali è stato impedito di interloquire da un presidente di commissione che non ha dimostrato la sensibilità necessaria per una discussione, dialettica, anche dialetticamente forte, con la minoranza che può anche pensarlo diversamente in tema di piano regolatore. Una sola battuta sul piano regolatore. E facciamo l'esempio che ha citato prima Aziz di Firenze. Renzi ha cambiato il piano regolatore, il sindaco Renzi ha cambiato il piano regolatore di Firenze. A Firenze oggi, col nuovo piano regolatore imposto da Renzi, non si può costruire più un metro cubo, si fa solo restauro, ristrutturazione. A Udine questa amministrazione si vanta di aver sottratto all'edificabilità circa 1 milione di metri cubi. È vero, sono stati però sottratti ai piccoli proprietari ai quali oggi è impedito di realizzare sulle proprie proprietà qualunque tipo di intervento. Mentre si sono vulturate alcune rilevanti cubature in alcune zone della città per favorire evidentemente interventi, io dico, me lo consenta, speculativi, e rappresento il centrodestra in questa città, speculativi, che sono favoriti da questa amministrazione. Alla finezza, rappresento il centro, quindi speculativi. Di casa, sostanzialmente mi sta dicendo questo. Aziz. Parliamo di Borgo Stazione, no? È un problema, è un'opportunità, lei è uno degli animatori di Borgo Stazione. Borgo Stazione, via Roma, nel senso lato, via Roma, l'ingresso della città alla stazione ferroviaria. Guardi, come lei ha ricordato giustamente, io mi sono speso parecchi anni nel quartiere e ho ancora l'attività e sento il quartiere come casa propria, come casa mia, perché mi trovo bene. Ha delle potenzialità enormi, ha delle capacità attrattive dal punto di vista di attività economica che si rinnovano, che lavorano, continuano a sviluppare una ricchezza per la città. Negli anni passati ha avuto dei suoi problemi. Noi, il sottoscritto, assieme a tutti i commercianti del quartiere, abbiamo dato vita a un'associazione che ha organizzato degli eventi, ma non il fatto in sé di organizzare festa o festina, ma far sì che l'udinese si senta sicuro. È un problema Borgo Stazione o no? È un problema di sicurezza? La questura dice che non ha tasso di criminalità superiore a qualsiasi altro quartiere della città, i residenti e i commercianti vivono benissimo. Manca la firma tricolore ha fatto addirittura, chiamato dall'Ungheria, un esponente dell'estrema destra. Un europarlamentare? Sì, per l'amor di Dio, un europarlamentare, ma un parlamentare. Non la chiamarlo di notte perché l'ha portato di giorno. No, per l'amor di Dio. Guardi, io non mi piace parlare dell'estremo. Io
ritengo che un sacrosanto diritto al cittadino di avere la sicurezza nel luogo dove risiede, dove lavora. Noi non abbiamo mai detto di abbassare la guardia, non abbiamo mai cercato di nascondere i problemi sotto il tappeto, abbiamo fatto sì di collaborare con gli enti che, diciamo, che hanno il compito del controllo del territorio, parlo di polizia, parlo di carabinieri, parlo di tutte le forze dell'ordine, collaborando anche con l'amministrazione comunale per evidenziare magari qualche intervento sul marciapiedi, qualche luminaria in più, rifacciamento magari dell'area pubblica. Ha un quartiere che va sorvegliato, un quartiere che va considerato alla pari a tutti gli altri, non sempre, quando accade, io mi ha colpito sul quotidiano locale ieri, un episodio di un arresto di uno spacciatore di droga avvenuto a Campo Formido, in via Roma di Campo Formido, e la foto riportava via Roma di Udine. Attenzione. Quello è un problema del giornalista. No, è un riflesso condizionato. Sì, bravissimo, è rimasti la statistica. L'esercizio della prostituzione nelle zone. No, volevo chiedere appunto a Bertoli, sì, all'avvocato Bertoli, se per interventi sui marciapiedi intendeva qualcosa di più generale rispetto alla signorina che abita nel marciapiedi. Io sono stato uno dei promotori dell'ordinanza contro la prostituzione in città, assieme al collega Arpino, no? Sì. Che ha lo studio anche nel quartiere, che saluto. Certamente, una situazione, una realtà che proprio in Borgo Stazione e nelle zone limitrofe, Borgo Stazione è sicuramente esistente. Sì. Però io vado in controtendenza. Io credo, come il mio amico Aziz, che Borgo Stazione non sia un problema della città. Perfetto. Non è un problema rispetto, no, perché ormai è generalizzato, l'insicurezza situazioni della città. Anche in centro accadono. Come io credo che sia profondamente vero quello che Aziz dice, e cioè che il problema è un problema della città, non è solo un problema di Borgo Stazione. Borgo Stazione, rispetto ad altre parti della città, ha raccolto un maggior numero di presenze straniere, sia negli esercizi commerciali che nelle abitazioni. Domandiamoci perché. Ci sono certamente delle ragioni. È un dato oggettivo sul quale non è che possiamo in questo momento ragionare eccessivamente. Io dico che non rappresenta un problema eccessivo Borgo Stazione in sé, va sicuramente controllato come tutte le altre parti della città. Io devo dire che raccogliamo in questi giorni lamentazioni di cittadini in materia di microcriminalità, però è anche vero che sotto il profilo della sicurezza, e anche qui vado in controtendenza rispetto alla mia parte politica, veri problemi seri a Udine non ce ne sono. Ci sono alcuni problemi di microcriminalità, c'è però una presenza di forza dell'ordine, a cominciare dal questore e anche dal prefetto in prima linea. Bravissimo. Su queste questioni, ma con le forze di polizia, la polizia di Stato, i carabinieri, un po' verso l'amministrazione. La polizia municipale. Questa è una carenza. Mentre abbiamo delle forze dell'ordine particolarmente presenti e attive, sì, abbiamo la totale assenza della polizia municipale. No, allora, è vero anche che questo non è un compito specifico della polizia municipale. Appunto. Però, soprattutto la notte, soprattutto con un certo tipo di interventi, la polizia municipale dovrebbe essere altrettanto in prima linea come carabinieri e polizia di Stato nel reprimere determinate situazioni e nel prevenirne molte altre. Io sono uno di quelli che è stato sempre contrario all'armamento dei vigili urbani. Perché? Perché il nostro slogan era preveniamo con un sorriso, no? Cerchiamo di prevenire, cerchiamo di risolvere il problema sotto il profilo della prevenzione. È chiaro che la polizia municipale a Udine deve svolgere un ruolo profondamente diverso rispetto a quello che sta svolgendo in questo momento, che è sostanzialmente amministrativo. Perfetto. Per addivenire, no, ad una situazione in materia di sicurezza che deve essere generale. Posso dire una roba all'avvocato Berto? Velocissimo. Gli uffici della presenza degli agenti, togliamoli da lì e mettiamoli sulla strada. Però, domanda da Ziz. Leo. Allora, io... Leo. Sì, è conosciuto Leonard, così. Sì, allora, Leonard. Separiamo due piani, è inutile continuare a insistere che lì c'è l'esigenza. Se l'avvocato Bertoli mi ha dato direttamente ragione dicendo che non c'è l'emergenza sicurezza in Borgo Stazione, è la zona ben presidiata per quanto riguarda da parte della forza dell'ordine, quindi carabinieri e polizia,
Io preferisco continuare a proseguire su questa strada. Non ho mai detto che siamo contrari alla loro presenza del vigile, perché vi garantisco che sono presenti anche il vigile urbano durante la giornata, anche da notte con la macchina, l'autovettura di pattugliamento. Quindi inutile andare a togliere battuglie per presidiare un territorio già presidiato, dimenticando da altre zone della città che sono carenti da questo punto di vista. Allora, dico io, e sfruttiamo al meglio le risorse che abbiamo, inutile continuiamo a mandare dei messaggi di allarmismo, perché guardate, le conseguenze sono state anche abbastanza forti con questo continuo allarmismo da Bertoli, infatti io me le auguro che venga accolta la sua opinione dentro la stessa maggioranza, al quale sta la stessa, diciamo così, coalizione a sostegno del candidato Johan, perché leggo nella loro proposta che vogliono addirittura un posto fisso di polizia nel borgo stazione. Non vedo una ragione militarizzare un quartiere, dare ancora un segnale più negativo di quello che è. Noi abbiamo bisogno di dare un'immagine. Città d'arte ci sono anche nelle città d'arte, nella piazza di Firenze non lo trovi, la polizia al posto. Se abbiamo detto che non c'è un problema di sicurezza, non c'è bisogno di demagogia. Una battuta per concludere l'osservazione. Io me le auguro che Johan mi ascolta. I vigili urbani devono fare meno multe per il vieto di sosta. Stare molto più attenti alla prevenzione della prostituzione in quella parte della città. Allora, mi ha dato un assist bellissimo, una delle mie proposte, che io speravo oggi che riuscissimo a parlare del futuro, di dire: noi a Udine un sistema oppressivo per uno che ha scaduto il biglietto o il ticket per la sosta, inutile e dannoso, perché non ha nessun senso. Io dico, eliminiamo, facciamo come viene fatto in altre città. Mi pare aver sentito qualcosa del genere anche qua. Sì, infatti io dico, me l'auguro. L'amministrazione ONS l'ha bozzato questa proposta, allora, sulla quale siamo d'accordissimo. Perfetto. Allora, e lo considero. Avete contezza del vostro programma, perché a me risulta che il programma di ONS prevede anche la rimozione di quella fascia tanto conquistata in epoca Barazza, dalle 1 alle 14:30, alla zona franca. Assolutamente non è vero. Esteso assolutamente non è vero. Dalle 18 alle 20 in alcune zone della città. Avete già una roba da 15 anni che c'è. Mantenuto allora? Sì, mantenuto. Si paga il ticket. Io dico, tagliamo addirittura, diamo 3 ore del sosta gratuita al sabato a sessione dell'attività economica per risparmio della famiglia. Passo avanti, può essere anche spiritoso, sempre tenendo conto delle parti della città. Periferia o quartieri? No, quartieri, sicuramente. Quartieri, ma perché la chiamate periferia? Io non l'ho mai chiamato periferia. Il documento, il programma del sindaco Johan parla di periferia. Noi parliamo di quartiere. Siamo, attenzione. Io che vivo in Borgo Stazione e mi piace tantissimo collaborare con le signore anziane che hanno vissuto il borgo negli anni più belli, che saluto anche cordialmente da qua. L'identità del borgo, l'appartenenza a un borgo, è una che molto sentita da parte dei cittadini udinesi. Credo che sia una roba irritante che un cittadino venga sentito tu vivi in periferia. È di chi non conosce la storia della città. Permettimi. Io ti ringrazio, ho detto a Santo Osvaldo l'altra sera, il mio quartiere, che io rivendico orgogliosamente il fatto di essere uomo di periferia. L'ho detto in tutte le occasioni in cui ho potuto parlare in consiglio comunale. Le nostre sono realtà periferiche rispetto a un centro che ha una sua vocazione storica, periferiche perché sono ovviamente lontane da quelle che sono quel tipo di prospettive. Posso dire una roba? Periferie perché nei decenni sono sempre state assolutamente trascurate, e non cambiando il nome da periferia a quartiere che si risolvono i problemi. Le periferie restano tali perché le centrali termoelettriche che avete proposto a Santo Osvaldo significa gravare un territorio assolutamente gravato da servizi per l'intera città e per l'intera provincia, ancora una volta, considerando quel territorio un territorio marginale rispetto allo sviluppo. Non della Giz velocissimo, poi abbiamo un minimo di stadio, dovremmo dire qualcosa sullo stadio. Sì, volentieri. Guardi, una considerazione da parte dell'attenzione di questa giunta uscente verso la periferia: credo che siano state spese 80 milioni di euro di investimenti, di messa in sicurezza.
sulle scuole, sul rifacciamento dei marciapiedi, addirittura fare marciapiede inesistente da 20 anni che non sapeva... Anche per acquistare cose inutili come l'Odeon probabilmente. Non è stato acquistato l'Odeon, è una proposta, ma un palazzo storico che serve benissimo. Anche al centro storico, in previsione di far diventare Udine una città di attrazione turistica, oppure sala congressi, una funzionalità la troviamo dove siamo carenti, ok? Quindi... che la giunta ONS l'abbia trascurato il quartiere, come preferisco chiamarli, dire una roba sulle quartiere, perché c'è un elemento aggregativo, sono vicine, non abbiamo una città metropoli come Milano, come Roma, dove c'è la periferia, sei lontano di 20 km, 25 km, Udine è una città... La periferia è zona... chiamiamola come vogliamo, o comunque trascurata, chiamiamola come vogliamo, l'importante è che i cittadini che abita nella contea di Cossignaco abbia lo stesso trattamento e servizio e la sua esigenza della contea di Cossignaco, diciamo così e che via abbia la stessa attenzione come uno che vede il centro storico. 99 anni lo stadio all'Udinese, bel colpo. Un bel colpo, ma chiude un ventenne di contenzioso con la società che gestiva o aveva, diciamo, la gestione dello stadio, dà alla città di Udine uno stadio come degno di tal nome, spendendo zero soldi da parte dell'amministrazione comunale, quindi lo stadio verrà realizzato... Ma l'amministrazione comunale ha recuperato tutti i soldi che le erano dovuti? Sì, che avevano, con gli affitti scaduti, per gli affitti scaduti, sono stati reinterati. La concessione ha sanato il pregresso. Tutti i mesi le mensilità che la proprietà non pagava sono state sanate attraverso questa hanno pagato 1,5 milioni di euro e tu lo sai meglio di me quanto hanno pagato di soldi. Ma quanti dovevano essere dati? Io non mi ricordo esattamente l'importo esatto, lei che ha da 30 anni che è dentro il Consiglio Comunale, preferisco dicano pochi maledetti ma subito che lasciarle lì per 20 anni spendiamo soldi di contenzioso, di avvocati, andiamo avanti. Adesso ci interessa avere uno stadio all'avanguardia, un importante progetto per mantenere la società che continua a avere risultati ottimi nel calcio. Chi lo paga? Le paga l'Udinese Calcio. Sicuro? Sicurissimo. Il Finance Project che le dice. Sono andati al FIG di ieri. Hanno avuto il consenso. Bravissimo, il credito sportivo, ma non le paga il comune. E il comune non metterà un euro per il mutuo che accenderà l'Udinese Calcio. È come lo stadio romano che è di proprietà del CONI, con i soldi nostri. No, soldi nostri, soldi di chi paga l'abbonamento, soldi che andare a pagare a vedere la partita. Non del contribuente udinese. E questo è un vero. Udinese no. Dalla tassa comunale non esce un euro. Non solo del contribuente udinese. Un bellissimo colpo la concessione 99 annale per la società Udinese Calcio, per il Paron Pozzo, per i tifosi. Per la città di Udine. Giustamente rivendicano uno stadio all'altezza dei risultati che la società sta ottenendo da anni, oggettivamente. È un vanto. Io temo che non sia un bel colpo per la città, per i contribuenti udinesi, perché? Per tutte le conseguenze che questa decisione comporterà. Perché sono state sanate delle partite pregresse, lo avete appena detto, a discapito dei cittadini udinesi, perché sanare, realizzare una transazione significa rinunciare a determinate poste che spettavano al bilancio cittadino, e perché comunque lo stadio, comunque, anche se concesso alla società calcio udinese, stiamo parlando di condoni, che noi siamo esperti di condoni a livello nazionale, non stiamo parlando di Tremonti che fa condoni, tutto aiuta per cassa, non stiamo parlando di condoni, stiamo parlando di un contenzioso, mi scusi. Io parlo di condoni, non mi interessa. Io dico che lo stadio continua a essere un problema per la città. Certo. Pensiamo solo alla vigilanza urbana, questa sarà comunque nel corso di tutte le partite della società a carico della città, non la pagherà certamente l'Udinese Calcio. Ma le steward interne però le paga l'Udinese. Però il vigile, è il loro compito quello di mettere in sicurezza il cittadino quando sono su strada. Grandi ritardi. Abbiamo già finito, che peccato. Di fare una battuta. Ma perché quando...
qualcuno del centrodestra rinuncia alla propria indennità, si alza tutto un polverone, invece quando lo fa, per esempio Johan ha detto io rinuncio alla mia del 50%, immediatamente si è parlato, si è gridato allo scandalo, strumentalizzazione per esempio anche capito il messaggio. È il momento storico che stiamo vivendo, sa troppo di demagogia, di cavalcare un momento che è un'opera, roba fatta da grillo. Io dico, onestamente, un'altra visione di questo punto di vista. Un amministratore, un sindaco che lavora quasi 18 ore al giorno, io conoscendo Onsol quanto lavora, percepisce uno stipendio di 3.200 euro al mese netti. Non stiamo parlando di un signore stipendio nei confronti di un operaio, di un dipendente, ma la responsabilità che ha a carico e l'orario che spende e lavora, non possiamo paragonarla a un consigliere regionale, a un parlamentare che ha una serie di rapporto col consigliere regionale. Dico io. Andiamo. Serve serietà nella politica. Bene. Giusto, come lo lavora. Io credo che la decisione di Johan di rinunciare al 50% sia una decisione molto seria, anche perché dice utilizziamo quella parte a disposizione dei giovani della nostra città e credo che sia che gli renda onore. Molto bene. Non credo che con la metà dei soldi di Johan risolviamo il problema dei giovani, scusatemi. Sono quei segnali che le faccio. Parliamo di dirigenti comunali, quanti soldi prendono? 22 dirigenti in comune. No. Possibile. No, non riapriamo il discorso. Comunque, in bocca al lupo. In bocca al lupo all'avvocato Giorgio Bertoli. In bocca al lupo anche a Osama Aziz. Speriamo di vederlo. Noi abbiamo ancora qualche giorno per darci dentro.